Questo bonus, che si chiama bonus Piemonte, vale 2.500 euro per tutti i ristoranti con somministrazione, per tutte le gelaterie e le pasticcerie, per tutti i catering, per tutti i bar, che sono 10.032 in Piemonte, per tutti i centri di estetica e di bellezza, per tutti i saloni di barbiere e parrucchiere, per tutte le sale da ballo e le discoteche. Bonus Piemonte 2.500 euro. Per la ristorazione senza somministrazione, specifico, gastronomia, rosticceria, pizza al taglio, piadineria. Così come per le spa, cioè i centri che sono all'interno delle palestre, il bonus è di 2.000 euro. Quindi 2.500 per ristoranti, gelaterie, pasticcerie, catering, bar, estetica, estetisti, saloni di barbieri e parrucchieri e sale da ballo e discoteche. 2.000 euro per tutta la ristorazione da asporto senza somministrazione e 2.000 euro per tutti i centri legati all'attività delle palestre, i centri, le spa che ci sono all'interno delle palestre della nostra regione. Come funziona? Noi abbiamo detto concretezza, e questa è concretezza, ma abbiamo anche detto immediatezza e semplicità. Purtroppo le misure, che anche opportunamente sono state messe in campo dal governo, faticano ad arrivare alle aziende. Fatica ad arrivare alla cassa integrazione in deroga, nonostante il mio assessore Fiorino, che è qua con noi, ci stia lavorando tanto, e lunedì avrà qualche informazione importante, cioè ci aggiustiamo un po' come piemontesi perché non possiamo attendere i tempi dell'INPS, ma ci hanno anche dimostrato la questione dei 25.000 euro della liquidità, che è molto complesso e che le pratiche rischiano di essere lunghe. Noi non vogliamo pratiche lunghe, soprattutto noi non vogliamo e non chiediamo garanzie. Per noi la garanzia sono i piemontesi. Per noi la garanzia sono loro, per noi la garanzia è il parrucchiere, per noi la garanzia è il barista, per noi la garanzia è quello che era operativo, attivo, ha sempre pagato e contribuito alla ricchezza del paese in cui vive, della città in cui vive, e oggi noi non gli chiediamo di darci ulteriori garanzie, noi oggi lo aiutiamo. E dico noi a nome della Regione Piemonte, ma lo dico a nome di CNA, che ha qua il suo presidente Fabrizio Attis, a nome di Confartigianato, che ha qua il suo presidente Giorgio Felici, a nome di Casa Artigiani, che ha qua la sua presidente Francesca Coalova, a nome di Confcommercio, che ha qua la sua presidente Maria Luisa Coppa, e oggi c'è anche il presidente Mautino, che rappresenta i pubblici esercizi piemontesi, e poi a nome anche di Confesercenti, e quindi del suo presidente Giancarlo Banchieri. Questa misura, come vi dicevo, ha in sé la sua semplicità. Come funziona? Funziona che il parrucchiere Cirio riceve dalla Regione Piemonte una PEC che gli dice: caro Cirio, viviamo un momento difficile, bisogna ripartire. Per aiutarti a ripartire, per strutturare la tua attività, per mettere in distanziometri, per le spese che tu hai dovuto sostenere, sostieni e sosterrai in questi mesi in cui non hai potuto aprire perché te l'hanno impedito, noi ti diamo un bonus, un aiuto, un sostegno. 2.500 euro è una cifra importante, non sarà una grande cifra per qualcuno, ma io sono convinto, noi siamo convinti che dal momento che noi ci rivolgiamo ai piccoli, questo possa essere un aiuto importante. Quindi ricevo la lettera della regione con la PEC, devo rispondere con una semplice PEC e dico: sì, sono Alberto Cirio, sono un parrucchiere, sono attivo, riaprirò, cioè mi impegno a riaprire, questo è il mio IBAN. Con quella PEC, Finpiemonte, che ha già in pancia la liquidità per coprire l'intero ammontare di questo intervento, che vale circa 88 milioni di euro complessivi, è in grado di garantire la liquidità dell'erogazione immediata sul conto corrente dell'azienda. Nessuna domanda, nessun DURC, nessuna procedura strana. PEC di arrivo, PEC di partenza a credito delle risorse economiche.
Oltre alla misura economica, noi abbiamo raggiunto un altro accordo, sempre che va in questa direzione, e che riguarda l'occupazione del suolo pubblico. Parliamo di attività, questo riguarda naturalmente più propriamente l'aspetto ristorazione e bar e non quello dei parrucchieri e degli estetisti, ma parliamo di attività che purtroppo dovranno fare i conti con l'istanzione e che quindi magari dovranno necessariamente rivolgersi all'attività esterna, al famoso dehors. Su questo l'assessore Marrone è qui presente con la delega alla delegificazione. Nell'articolato che lunedì approva la Giunta c'è una norma specifica che modifica la legge urbanistica per quanto concerne l'installazione dei dehors nelle città piemontesi, prevedendo una forte semplificazione di tempi e di procedure e dall'altra parte anche un abbattimento degli oneri, cioè dei costi che queste attività devono sostenere per fare l'attività dei dehors. E in generale, il terzo punto dell'accordo, la massima sburocratizzazione di tutte le procedure che noi inseriamo all'interno di questo disegno di legge.